centrale era questo: Milan cotto, con tutte le preoccupazioni del caso per i rossoneri, soprattutto in prospettiva della Coppa dei Campioni, come hai ricordato già Marioli. Poi nel secondo tempo il giocatore più pagato l'estate scorsa e più criticato negli ultimi tempi, Gigi Lentini, e 6 minuti alla grande hanno consentito ai rossoneri di riequilibrare il risultato. Così il nostro commento deve farsi più prudente, le preoccupazioni rossonere diventano meno assillanti. Il Milan soffre ma tiene ancora. Napoli oggi senza Fonseca, ma vediamo le immagini che prego la regia di mettere in onda. Primo tempo della partita, ecco le immagini, Gullit scivola e si sollevano zolle, sempre il problema del campo a San Siro. Terna, Carbone, il cross a Careca non riesce la deviazione vincente. Un'azione del Milan al 14°, Maldini per Papen, vedete la parata del portiere Galli. Punizione di Albertini, Lentini, colpo di testa fuori di poco. Al 29°, azione del Napoli con Careca per Ferrara. Ed ecco Rossi che blocca molto bene. Al 30°, un'azione di Lentini, il cross per Gullit, il bel tiro al volo, ma gol annullato per fuorigioco dello stesso Gullit. Al 34°, Napoli in vantaggio. Gol di Careca su assist di Policano. Lo vediamo, Milan 0, Napoli 1 al 34°. 38°, azione di Terna. Eccola qui, azione di Terna, Careca conclude su Rossi. Al 45°, secondo gol del Napoli, Careca per Policano, diagonale e rete, Napoli 2, Milan 0. Un'ultima azione per quanto riguarda il primo tempo, c'è Crippa che sfiora l'autogol, intanto nella ripresa Evani per Iragna e Massaro per Papen nel Milan. Al sesto c'è Zola che ha subito una grandissima occasione, tira alto da poco. Al 12°, il gol del Milan di Lentini, bellissima acrobazia, Napoli 2, Milan 1. Al 18°, il bis di Lentini, discesa di Nava, il cross e il gol dell'attaccante rossonero. Ma risponde ancora il Napoli con Careca, bella diagonale, la replica di Rossi. Al 34°, c'è un'azione di Zola che viene contrastato in area, ci sono state delle proteste dei giocatori del Napoli. E al 39°, ultima azione, un grandissimo tiro di Albertini, la bellissima parata di Galli. Una partita molto bella, molto viva, con tantissime azioni, e più tardi vi proporremo anche delle interviste che sta realizzando proprio in questi minuti Marco Civoli. A te Michele. Bene, grazie a Claudio Valeri.